Ben ritrovati sul canale, sono Fani e come vedete non sono nella mia tana, ma guardate quanto spazio. Perché mi trovo qui? Perché sto facendo una collaborazione, chi mi segue su Instagram sicuramente lo sa già. Stiamo facendo un tavolo in resina. Vi do proprio due spoilerini, perché questo vedremo un video dedicato più avanti. Tutto questo che vedete, resina così, è tutto grazie al proprietario di questo garage, che si chiama Woodenberg. Lui praticamente è un mago della resina. Adesso con la sua collaborazione e quella di un'altra persona stiamo facendo appunto questo tavolo in resina. Ma nel frattempo lui si è già portato avanti con i suoi lavori, quindi voglio farvi vedere un attimo quello che ha creato, perché sono cose veramente fantastiche. Quindi adesso ve le faccio vedere. Ok ragazzi, allora... Grazie. Ok. Allora, questo diciamo che è una minima parte di tutti i suoi lavori. Se andate a vedere su Instagram la sua pagina è piena di questi lavori. Questi qua sono quelli proprio in, diciamo, che adesso sta facendo in questo momento. Questi qua sono gli ultimi, quelli che ho appena finito di colare. Quindi adesso ve li faccio vedere bene, perché sono veramente fantastici. E non sono ancora finiti. No. Quello è bello, che non sono ancora finiti. Ma questo è semplice tagliere resina e Lego. Questo con orologio a cipolla e ingranaggi. Questo sarà un vassoio caffè e tè. Questo sarà un quadro di Star Wars con una bella ambientazione. Questo invece è un tagliere per una persona che piace il computer, RAM, microchip. E questo secondo me è uno dei miei preferiti. Questo saltiamo un secondo. Questo qui abbiamo detto. Questo qua è un vassoio con bossoli di vari calibro, Kalashnikov, AK-47. Questo qua, fra tutti. Questo qua è il mio preferito perché ha un fondo che mi è venuto spettacolare di velluto. Si vede con un nero e un pigmento bianco. E orologio a cipolla e tanti ingranaggi. Ma secondo me le sfumature che ci sono qua sono ancora più belle di tutto quello che ho fatto, secondo me. Ragazzi, questo... secondo me in video non rende. No, non rende. Comunque vi faccio vedere. Sono tutti belli polimerizzati, cioè guardate che roba. Vediamo se riesco a inquadrare la finitura, che praticamente sembra di avere un steso, una parte di velluto sul fondo, ma in realtà è resina. E ci sono questi oggetti qua messi tridimensionalmente, è veramente... una cosa fantastica, talmente bella che non si riesce a capire in video. Sì, questa è la sfortuna di filmare tutto. Anche questo, il fondo è stato creato con un grigio, non posso dire come l'ho fatto perché mi è stato suggerito, quindi è un grigio particolare con delle sfumature fantastiche. E qui abbiamo quello di Star Wars. Esatto, anche questo qua, fondo nero velluto simulando delle nebulose con delle atmosfere, delle astronavi. E... ricordiamo che questi ancora vanno tutti piallati. Qui tutte le imperfezioni sulla superficie spariranno, uscirà il legno, quindi sarà legno e resina e saranno secondo me dei bei taglieroni. Bene ragazzi, come vi dicevo, perché sono qui? Perché stiamo facendo un progetto insieme, quindi iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi, perché il prossimo video che vedrete sulla resina sarà qualcosa veramente di fantastico. Ovviamente seguite Woodenberg su Instagram. Vi lascio qui sotto in descrizione il link alla sua pagina Instagram, quindi se volete andare a seguirlo vi consiglio di andare a vedere i suoi lavori, perché sono veramente fantastici. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!